come mai ti è venuta questa passione? No, i miei genitori sono nel circo, allora anch'io cerco di aiutarmi. Il fatto di girare, di cambiare sempre zona, conoscere gente nuova, vedere posti diversi, luoghi, tutto. Tutto questo a me mi affascina tutto. La cosa che non è cambiata è che noi si arriva dal nulla e si svanisce nel nulla. Il circo ti affascina soprattutto da bambino per tutta una serie di motivi, ma che sono riconducibili a una parola, eccezionalità. Quando in Europa c'era il randagismo, dove non c'era la cultura degli animali, noi già si piangeva quando ci moriva un cavallo. Noi ci nascono le generazioni, ci facciamo tutti i miti che li andiamo a stirpare nella loro natura e che li maltrattiamo, a che pro? Perché fare la guerra quando gli animali potrebbero stare meglio se qualcuno potesse anche stare dalla nostra parte? È un mondo che seduce, ammalia, ci si ritrova quasi bambini appesi a quel tendone per scrutare che cosa ci sia al di là e si scopre un mondo meraviglioso. Abbiamo questa virtù dell'arte di arrangiarci, perché questa vita c'è solo delle difficoltà, ma è una vita d'aria, non abbiamo tempo di annoiarci. Ci sono molte favole, il circo è la più bella delle favole.